Bentrovati a 110 Lab, speciale bonus edilizia 110%. Presento subito l'ospite col quale condividerò il viaggio di oggi. Ben ritrovato a Simone Scotto Di Carlo di Casa Gasfree. Ciao. Ciao, ciao, buonasera. Allora, partiamo così. Oggi siamo comodi, però questo non è un periodo comodo, no? Per chi fa il vostro mestiere. Ti chiedo novità della settimana, perché qua bisogna navigare a vista. Sì, possiamo citare la proposta che è stata avanzata dalla Confederazione AIP per avere un testo unico sul super bonus. Quindi, visto che, come avete detto anche la scorsa volta, la normativa è cambiata in 2 anni ben 14 volte, una volta ogni 50 giorni, abbiamo avuto 4 circolari dell'Agenzia delle Entrate, più 4 guide e interpelli veramente tantissimi, si cercherà di trovare una quadra e di mettere assieme la normativa in un testo unico. Ne abbiamo parlato anche qui le altre volte, come c'è un testo unico per la sicurezza, per l'ambiente, certo, per gli appalti, serve un testo unico anche per questo. La proposta è stata avanzata, speriamo che si trovi una quadra e si semplifichi il tutto. Tra l'altro tutte queste modifiche, ce lo siamo detti tante volte, sono un po' come fermare un treno in corsa, no? Me lo dicevi proprio tu anche chiacchierando, o addirittura farlo anche un po' deragliare. Sì, abbiamo visto i miliardi fermi di crediti e quasi 33.000 imprese che rischiano il fallimento perché hanno anticipato soldi. Ricordiamo ai telespettatori che fino ad ottobre cedere il credito era semplicissimo. Poste Italiane lo acquisiva veramente in un modo a volte quasi spiazzante. E poi c'è stato veramente il freno del governo Draghi che ha bloccato, perché ci sono state diversi miliardi di truffe, quindi si è perso un po' la bussola. In questo modo però è creato il problema agli imprenditori, perché ora hanno tanti milioni di euro di debiti e di crediti da incassare e non riescono a pagare i fornitori, è un meccanismo a domino. Come si leggeva spesso una volta nei negozi, no? Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Qua siamo partiti così, no? Sì, alla fine, all'inizio liberi tutti e per colpa di furbetti adesso paga l'imprenditore onesto. Sì, purtroppo sì, anche se la normativa aveva le maglie talmente larghe che era veramente molto prevedibile. Io l'avevo detto già a giugno 2020 che ci sarebbero state truffe, una gara alla truffa praticamente, perché con la cessione del credito n volte, quindi senza limiti, addirittura l'Agenzia delle Entrate ha trovato crediti ceduti più di 30 volte con società estere, non riesci più a risalire. Ah, quindi tra l'altro non pagheranno neanche. Sarà molto complesso risalire al primo cessionario. Quindi cosa hanno fatto? Ottobre hanno detto ok, basta, procederla solo una volta. Poi 2, 3, ora siamo arrivati a 4, però non è un modo lineare di procedere per far evolvere il mercato questo. Non funziona. Senti, ritorneremo sui fatti di attualità, risponderemo a qualche domanda da casa, però io oggi vorrei concentrarmi anche, siccome tu sei un esperto in questo settore, abbiamo legato proprio la tua presenza al fatto di usufruire dei bonus 110, e poi ci dirai se ce ne sono anche altri che possono essere utilizzati, legati a una trasformazione completa della propria casa, in casa gas free, cioè senza gas. Cioè, fammi di nuovo un pochettino di spiegazione, cioè è davvero possibile? Sì, guarda, noi solo in Piemonte abbiamo realizzato più di 100 case senza gas dal 2011, in tutta Italia siamo a più di 200, ci sono colleghi che hanno anche fatto di più, quindi è veramente una tecnologia matura. Si può eliminare il gas dall'abitazione, si può togliere la caldaia, si può cucinare con la piastra induzione, va fatto un progetto dell'abitazione in modo da riuscire a garantire poi anche che i consumi siano vantaggiosi, quindi fotovoltaico, pompe di calore, ma anche biomassa, integrare queste fonti, valutare bene anche i sistemi di emissione, radiatori, pavimenti radianti, ventilazione meccanica. Ci vuole una certa esperienza. C'è questa esperienza sul mercato, cresce, anche se, l'abbiamo detto altre volte, il super bonus, dando questo super bonus anche a chi aveva il gas, non c'è stata una vera spinta a togliere il gas, perché tu prendevi il super bonus anche con la caldaia a condensazione e con la caldaia ibrida. Quindi è un po' un'occasione persa, perché si poteva dare un extra bonus a chi faceva questo salto. Certo, un bel 120%. Io avrei fatto tutto meno sotto agli altri, tutto cioè, sotto il 100, cioè, e magari chi toglieva il gas il 90%, perché aver superato la soglia psicologica del 100% ha creato proprio un effetto. Mostri. Sì,
Senti, con un 110 in una situazione normale tu devi almeno avanzare la tua classe energetica di 2, Sì. ok? Con una casa senza gas, di quante può avanzare? Una vera ristrutturazione energetica ti porta facilmente in A4, perché cappotto, pompa di calore fotovoltaico, se ben dimensionato, va in A4, cioè la massima classe energetica. Non è sempre necessario arrivare in A4, possiamo anche avere case gas free in classe D, non è un vincolo. Non è tanto la classe, ma il sistema involucro impianti visto nel suo insieme. Quindi è ovvio che un super involucro, cappotti, serramenti, soffitto super coibentato, ti garantisce di avere un sistema molto più semplice di riscaldamento. Se l'involucro non è ben coibentato, è un po' più complesso, ma si può fare comunque. Allora, a proposito di poterlo fare comunque, con te siamo andati anche sul territorio, no? Grazie alle tue telecamere, che ti sei portato dietro, ci hai portato proprio degli esempi, no? Chiamiamoli virtuosi, chiamiamoli esempi che fanno scuola, chiamiamoli come vogliamo. Belle storie. Delle belle storie, e oggi ne proponiamo un'altra, no? Quindi iniziamo a vedere. Stiamo andando a Prarostino, che si Prarostino. trova? Si trova nel Pinerolese, quindi sopra una collina sopra Pinerolo, circa 700-800 metri, forse anche 1000 lì sul livello del mare. Ok, e tu lì hai fatto un intervento, allora andiamo a sentire come l'hai sviluppato, noi vedremo questa intervista in più parti e la commentiamo insieme. Vai con la prima parte, regia. Ciao Roberto, come promesso ti porto oggi a Prarostino, qui siamo immersi nel verde, lo vedrai anche dalla ripresa col drone, alla casa del signor Paolo Gelato e ti illustro un caso dove abbiamo potuto eliminare una caldaia GPL su termosifoni, che è uno dei casi un po' più difficili perché come abbiamo parlato anche in trasmissione, la pompa di calore in effetti quando deve lavorare su termosifoni deve essere ben progettata. La pompa di calore la vedete alle nostre spalle, è una macchina abbastanza imponente, anche perché qui quando fa freddo siamo... Quanti metri siamo qui, Paolo? 910. 910 metri, freddo, neve, si sente, diciamo, la difficoltà. Oggi siamo per consegnare la targhetta Casa Gas Free al signor Paolo perché a tutti gli effetti abbiamo eliminato ogni fonte di gas dalla casa. La casa viaggia in elettrico con l'impianto fotovoltaico che vedete sul tetto, la pompa di calore, la piastra induzione, abbiamo anche l'accumulo. Quindi a tutti gli effetti la casa è stata caricata sul nostro portale come Casa Gas Free e oggi gli consegno la targhetta con piacere a Grazie. Paolo. Eccoci in studio. Allora, la targhetta, e raccontavi un po' questa situazione in un luogo dove, abbiamo visto, sarà stato anche un po' in campagna, quindi È in arriva montagna, anche è freddo. proprio in montagna, è immersa nel bosco, poi magari Ecco, dopo lo vedremo col drone. sì. Anzi, facciamo una cosa, regia, mentre ci racconta un po' dove ci troviamo, facciamolo vedere il drone, così contestualizziamo. Sì, è un cliente che è venuto a trovarci Eccola lì. un anno e mezzo fa ed è partito nel miglior modo possibile, ovvero con una diagnosi energetica di questo fabbricato. Quindi abbiamo fatto il rilievo, abbiamo fatto lo studio, il modello a 3D dell'abitazione, abbiamo calcolato le dispersioni e abbiamo proposto una serie di interventi. Non necessariamente col 110, abbiamo fatto anche delle proposte con i bonus classici. Poi il cliente ha preferito la strada del 110, ma a nostro avviso in un modo virtuoso perché ha anticipato lui tutto l'importo. In questo modo è riuscito ad accaparrarsi materiale, tempi, manodopera. E nonostante tutto ci è voluto veramente tanto tempo perché è da poco che ha ricevuto i crediti il cliente, quindi quasi un anno e mezzo, lo dirà anche lui in intervista, siamo riusciti ad eliminare una vecchia caldaia a gasolio, che era veramente quasi una ciminiera, su termosifoni con dei consumi stratosferici e un comfort basso perché lavorava a singhiozzo. Invece con questo intervento appunto di riqualificazione energetica siamo riusciti a mettere una pompa di calore di un certo livello e il fotovoltaico, la batteria, non facciamo nomi di marchi, però lì parliamo d'inverno, va anche a meno 20, abbiamo dovuto mettere una macchina capace di lavorare su radiatori anche a quei livelli. Il cliente ci ha seguito su tutta la gamma dei nostri consigli, quindi abbiamo anche installato dei nuovi radiatori in acciaio più grandi, alti 2 metri, sono anche un elemento di arredo se uno vuole fare un discorso e ha già superato brillantemente il primo inverno, è stato un successo e quindi con questa intervista siamo
siamo andati a consegnargli, diciamo, con tutto il merito del caso, la targhetta a casa Castfree. Senti, in tutto questo, noi spesso qua parliamo appunto di bonus, di miglioramenti energetici, perché poi il 110 nasce con quella finalità lì, no? Migliorare le emissioni, no? Migliorare il nostro ambiente. Sì. Quanto ti rende orgoglioso, faccio una domanda un po' così anche filosofica, il fatto di mettere quella gocciolina nel mare, insomma, anche pensando ai nostri figli? Sì, è centrato il punto. L'obiettivo di Casa Gas Free è proprio questo. Infatti noi con la vetrina online a disposizione di tutti, anche tra virgolette i concorrenti, perché io oggi sono in veste di Casa Gas Free che non installa, noi siamo diciamo un brand che certifica la casa. Mentre la ditta con cui installa, non faccio il nome perché non siamo venuti qui a fare pubblicità alla ditta, ma alla certificazione per garantire al cliente che elimini il gas e la casa funziona bene e non ha dei consumi stratosferici. Quindi sì, siamo molto orgogliosi come gruppo, ormai Casa Gas Free conta quasi 50 professionisti in tutta Italia e questo ci rende veramente orgogliosi di poter contribuire a quello che noi abbiamo chiamato già nel 2010 il processo di degassificazione del parco immobiliare italiano. Allora, proseguiremo con questo argomento, ma anche tanto altro, anche le vostre domande, tra pochissimo, un piccolo break pubblicitario e torniamo. Ci vediamo tra poco. Lab, speciale bonus edilizia con Simone Scotto Di Carlo. Stiamo parlando di case senza gas. Una considerazione, no? Visto che non possiamo esimerci anche da guardare il mondo nel quale viviamo, ahimè, c'è un conflitto, si sente parlare di aumento, no? Proprio del prezzo del gas, del petrolio, delle materie prime, eccetera. Chiaramente adesso è un po' tardi per correre i ripari, come spesso diciamo, ma in una casa come quella che abbiamo visto, e adesso magari rivedremo un'altra parte di intervista, vai a scongiurare anche l'aumento, per esempio, del riscaldamento. Lo riduci veramente tantissimo perché lì abbiamo anche la batteria di accumulo, quindi durante l'inverno l'energia fornita dall'impianto fotovoltaico dà tutto quello che può dare alla pompa di calore e durante invece le fasi non invernali come questa, con l'accumulo tu anche di notte praticamente sei quasi a zero. Abbiamo tantissimi casi dimostrabili perché le case gas free sono tutte case monitorate. Quindi nel monitoraggio dei consumi, dei prelievi, delle emissioni, della produzione del fotovoltaico, tantissimi casi che da aprile in poi vanno quasi al 95-90% di autoconsumo, quindi di autarchia si parla in questi casi, dove l'energia acquistata dalla rete a volte è anche zero. Certo. E quindi nell'arco dell'anno si riesce ad abbattere drasticamente. Poi passare da una caldaia a gasolio a un sistema in pompa di calore con fotovoltaico è veramente si abbatte di almeno 10 volte il consumo, soprattutto se si interviene anche sull'involucro, è proprio un cambio di vita. Nell'intervista poi lo dirà il nostro cliente perché hai la possibilità di accendere i termosifoni tutto il giorno e quindi di non farli lavorare più a singhiozzo a 80 gradi, ma tutto il giorno a 50 gradi e hai un comfort in casa proprio diverso. Ah, senti, il nostro inviato, che vagamente ti assomiglia, ha qualcos'altro da raccontarci da Prerostino. Sentiamolo. Siamo riusciti a fare un ottimo studio dell'abitazione preliminare, come dal nostro protocollo Casa Gas Free, determinando le dispersioni, il carico termico, proponendo a Paolo vari scenari di intervento fino a trovare quello giusto per rendere la casa gas free in effetti come ha già funzionato durante questo inverno. Quindi veniamo anche già dopo un inverno. Paolo ha usufruito del 110%, quindi un buon caso per la trasmissione 110 Lab e possiamo dire che la casa rispetto al GPL ha avuto già su questo primo anno, grazie anche al sole, un ottimo risultato. Ottimi risultati per chi si è mosso però con largo anticipo, nel senso che ad oggi se qualcuno ti chiama oggi e dice: "Ah, ho visto il servizio, voglio una casa gas free", è possibile? Bah, Fio, oggi penso che è una cosa un po' impossibile Possibile perché ormai, vero? siamo a un livello tale di mancanza di materiali e di mancanza di manodopera che con la scadenza del 30% a settembre per le unifamiliari, veramente io dico impossibile.
Voglio fare solo una correzione, la caldaia era GPL, mi sono risentito e sono ricordato che aveva una caldaia GPL, non a gasolio, ma parliamo comunque di un combustibile molto costoso. Certo. Addirittura il GPL forse è anche peggio del gasolio perché nella fase di rifornimento non riesci mai a capire bene se ti hanno rifornito veramente butano, propano, quindi il potere calorifico a volte cambia la fiamma, a volte di un colore, a volte di un'altra, anche le rese della caldaia sono diverse, quindi anche, forse è peggio il GPL che il gasolio. Ciò detto, come dicevi tu, tutti coloro che oggi volessero iniziare un percorso col 110, a nostro avviso si prendono un rischio troppo grande. Troppo grande. Per le unifamiliari io credo che non ci sarà nemmeno un'altra proroga. Se poi si scommette su un'altra proroga è una Una scommessa. scommessa. E allora Però come le scomme come una buona scommessa puoi devi perdere. sapere cosa perdi. Mentre per i condomini sì, c'è ancora tempo perché c'è ancora praticamente un altro anno e mezzo buono, poi anche Ma due, quindi. prima ci raccontavi che il signor Paolo, per esempio, lui ha avuto la fortuna, che magari non hanno tutti, di poter anticipare e poi, insomma, incassare il bonus. Però voglio dire, questo comunque era un intervento che si poteva fare anche senza anticipare, cioè lui è un caso virtuoso, poteva Allora, permetterselo, se no no, senza, oppure quello è il punto veramente debole dell'anello, perché il prestito ponte è stato molto difficile. Io posso dirti che su decine e decine e decine di casi di 110 che abbiamo seguito come Casa Cash Free, quelli che hanno preso il prestito ponte si contano sulle dita di mezza mano proprio, ne ricordo pochissimi, invece tanti che hanno abbandonato perché non riuscivano a farsi dare questi soldi, i saldi in corso d'opera erano difficili. Quindi chi ha avuto la possibilità di anticipare, di farsi fare un prestito normale, con i tassi anche più alti, però poi incassando i crediti li ha restituiti, si è riuscito ad accaparrare il materiale. Quindi il percorso naturale a nostro avviso era quello. Tant'è che, non lo diciamo solo noi, l'ha detto anche il giornalista di Report la settimana scorsa, il Superbonus alla fine da intervento per il popolo si è dimostrato più un intervento per i ricchi. Perché in una corsa, noi l'abbiamo chiamata già nel 2020, la corsa di accaparramenti, no? È ovvio che chi ha il denaro compra, perché anche noi aziende abbiamo bisogno ormai di anticipare. Certo. Una volta avevi le linee di credito 60-90 giorni, anche 120 giorni, ti arrivava la pompa di calore, poi la pagavi. Oggi pagamento anticipato consegna 180 giorni. Questi sono i numeri attuali, è bene che le persone lo sappiano, chi dice il contrario. Non lo so, ho dei fondi segreti, non voglio dire che dica bugia, però oggi siamo a questi livelli. Senti, andiamo a sentire invece l'esperienza di Paolo, proprio. Sentiamo dalla sua viva voce come ha vissuto questo procedimento. Diciamo che la pratica del 110 è stata lunga, solo lunga, ci è andata tanto pazienza, ma appunto Sì, dallo studio ad da oggi, quando avete fatto il primo sopralluogo qua, quando ho avuto l'accredito della cessione del credito, è passato un anno e un mezzo, anno e mezzo. con in mezzo un mesetto di lavori per Sì. fare le installazioni, quindi tutto il resto è stata burocrazia Attesa, e sì. Anche attesa. Però alla fine è andato tutto a buon fine e perché tu sei stato lungimirante e hai iniziato subito. sono partito presto, Sei stato tra i primi che abbiamo incontrato sul cammino del 110. sì. E per quanto riguarda i lavori, invece direi che è passato il primo inverno e sono soddisfatto, anche se è stato appunto un inverno con molte giornate di bel tempo, quindi Luminoso, molto luminoso, quindi sono riuscito a sfruttare molto l'energia dal prodotta fotovoltaico della dal batteria, sì. fotovoltaico e in ogni caso anche facendo una valutazione relativamente alle giornate di brutto tempo così i consumi e i costi rispetto alla situazione presente con GPL sono Migliorati migliorati notevolmente. notevolmente con un aumento del comfort della casa perché comunque riesco a tenere il riscaldamento acceso per molte Più più ore, ore certo, sì. rispetto Perché a come era la prima. gestione, lo diciamo anche a Roberto e agli amici che ci ascoltano, con il fotovoltaico e la pompa di calore è quella di far lavorare più ore al giorno Esatto. rispetto alla caldaia GPL che lavorava a picchi, diciamo. Sì. Esatto, Qui la facciamo lavorare quasi tutto il giorno, quindi in casa un ottimo comfort. anche perché ho visto che facendo lavorare proprio nelle ore di luce, quindi sfrutto direttamente Sì. la corrente prodotta, la casa rimane calda boh, Sì, la casa anche rimane per calda, la il sera, comfort per la aumenta notte. e l'impatto sull'ambiente è ridottissimo perché sei in Sì. autoconsumo e quindi riusciamo effettivamente ad essere green su tutto questo aspetto.
Chiedo alla regia, mentre avete visto il titolo, bonus, Paolo ci lancia lì una bella provocazione. Tutta burocrazia e attesa, no? Un po' speranza anche. Regia, intanto mi fai passare quelle tre foto che abbiamo, così vediamo anche quando Simone ci parlava degli elementi installati Sì. in casa, alcuni dei quali, insomma, lui definiva anche a livello di arredamento, insomma, ci potevano stare. Sì, Vediamoli insieme. questa è la pompa di calore, è una pompa di calore costruita in Italia, quindi anche questo è un punto di orgoglio per noi. È una macchina veramente potente che riesce a garantire il comfort necessario per una casa anche lì in alta, diciamo in montagna, dove fa tanta neve. E ovviamente è una macchina trifase, quindi anche questo è un punto interessante, bisogna capire poi la taglia del contatore da suggerire al cliente. Ecco perché la nostra certificazione dà un aiuto anche ai progettisti per determinare questi piccoli dettagli, perché nel corso di questi ormai 12 anni di esperienza abbiamo visto tante case in difficoltà proprio con l'energia elettrica, perché la macchina assorbiva troppa energia e volgarmente scattava il contatore di continuo. Questo invece è un buon progetto con una macchina trifase, ma anche un impianto fotovoltaico trifase. Vediamo l'altra, questo è quello che Questo dicevi. invece è il radiatore, vedete, un radiatore in acciaio alto 2 metri. Profondo quasi 30 centimetri, no, forse 25, un 6 colonne, che riesce a lavorare a 50 gradi. Quindi una temperatura più bassa di mandata, ma minori consumi e un comfort migliore perché fa meno effetto, diciamo, sifone con l'aria, gira meno aria in casa, c'è cioè una parte radiante maggiore. Vediamo la terza. Questa qui che è un po' piccola perché l'abbiamo fatta di lungo, vedete sotto la batteria di accumulo, eccola lì. La batteria di accumulo 48 volt 12 kWh, sopra l'inverter e poi i quadri e il contatore di produzione, quindi anche come dimensioni è un impianto, se non ricordo male, questo da 7 kW perché sul tetto non c'era molto spazio, ma siamo riusciti comunque a farci stare un impianto trifase con una batteria da 12 kWh che è un ottimo sistema per ora. È implementabile, la batteria può anche raddoppiare. Il fotovoltaico purtroppo, come dicevo, non è stato possibile farlo più grande, però comunque dà il suo contributo. Allora, dal suo contributo io voglio dedicare anche alcuni minuti. Mi apri gentilmente De Maria la pagina della stampa, quella sui 2,6 miliardi di crediti anticipati e fermi. Eccola qua, perché vogliamo anche parlare di questo, rimettendo proprio il titolo su attesa e burocrazia, perché insomma l'allarme di ECNA, lo vedete, rischio fallimento per un'impresa su due e stop di cantieri già avviati. Ne vediamo Certo, tanti in città fermi. Questo è un allarme che è risuonato già da un po'. perché uno dei cavalli di battaglia del Superbonus era ed è lo sconto in fattura, che sulla carta è qualcosa che funziona, ha funzionato anche per tanti clienti, per carità, ma crea appunto questo problema, che le imprese si indebitano e finché il circuito della cessione del credito ha funzionato, era tra virgolette sostenibile questo indebitamento, ma quando ad ottobre è stato fermato questo meccanismo, le imprese si sono trovate senza liquidità e questo sta generando veramente una grossa difficoltà per le imprese che hanno creduto nel meccanismo dello sconto in fattura principalmente. Una vostra considerazione al 392-022-8020 prima di chiudere. La signora Anna ci racconta la storia del figlio che ha preparato tutti i documenti in regola per il 110, ma ha trovato un impresario che forse, insomma, non è stato così limpido, e in maniera che questa occasione unica e irripetibile, come dice lei, per il figlio lavoratore che ci teneva a mettere a posto la casa, è un sogno infranto. Perché ora hanno le mani legate perché non c'è più tempo, no? E noi da tempo diciamo di affidarsi a impresari seri, insomma, personale qualificato, che è fondamentale. È fondamentale, spezziamo anche una lancia a favore degli impresari seri che sono diventate vittime invece del sistema perché avevano creduto in questo meccanismo e quindi anche a loro è mancata la liquidità. Tanti invece si sono improvvisati solo per prendere caparre. Ora non so qual è il caso della signora. Occasione unica, sì, occasione unica ed è questa caratteristica che secondo me ha fatto sì che il Superbonus fosse un intervento che poi ha creato una discriminazione. Perché in un anno e mezzo chi è riuscito a farlo ha fatto l'affare della vita e chi no? Cioè, siamo 17,5 milioni in Italia di abitazioni ci sono che utilizzano il metano, che vogliono fare interventi di riqualificazione energetica. Il 70% del parco immobiliare è in classe energetica la peggiore, G, E, F.
creare questa discriminazione forte tra chi è riuscito e chi no? E questo è grave. Io credo che per dare una speranza alla signora Anna, con il nuovo testo unico e con l'avvento del prossimo anno del nuovo governo, creeranno comunque un incentivo più sostenibile e comunque vantaggioso con meno burocrazia. È la nostra speranza, ma è abbastanza verosimile. Allora, io ringrazio Simone Scotto Di Carlo per essere stato con noi e Grazie a voi. grazie a voi per aver seguito 110 Lab. Continuate a scriverci, salutiamo la signora Anna che insomma abbiamo registrato il suo sfogo e l'abbiamo condiviso con voi. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Grazie a voi.